Quindi in questo senso, categorie a priori e categorie a posteriori rischiano di congiungersi e di perdere di vista quella che è la politicità intrinseca che i comportamenti esprimono. Perché nel momento in cui la politicità è manifesta, probabilmente l'organizzazione arriva già troppo tardi. Il problema dell'organizzazione è saper leggere quella che, sono quella che è la politicità intrinseca dei comportamenti. Così come anche sulle critiche che Carlo muove a molti dei movimenti esistenti, penso ad Occupy Wall Street, insomma buona parte del ciclo di lotte globali nella crisi, insomma su un certo livello possiamo essere d'accordo, potrei anche sottoscrivere le critiche che Carlo muove. Ne cito una, quella che già diceva Germania, l'insopportabile idea dell'orizzontalità e a discendere tutto il resto, potremmo essere anche più feroci di quanto Carlo è nel libro. Però abbiamo un problema, e il problema è detto in termini molto banali, che questo è quello che c'è. Ed è difficile immaginare, se appunto non vogliamo tornare a una forma di desostanzializzazione del discorso politico, un piano teorico di discorso che non stia dentro a quello che c'è, ovviamente con l'obiettivo di trasformarlo, di mutarlo, di agire su di esso, di forzarlo. Ecco, diciamo così, per citare un esempio storico, no? Dicevo anche l'altro giorno, un altro 9 gennaio di un po' più di un secolo fa, nel 1905, a San Pietroburgo un corteo di familiari, di operai e lavoratori si diresse sotto il palazzo d'inverno agitando le sacre icone, guidato da un prete, il Pope Capon, che poi si sarebbe scoperto essere a soldo della polizia politica zarista, per chiedere allo zar, buon padre della patria, di licenziare i funzionari corrotti e di ascoltare il popolo. Probabilmente i bolscevichi, Lenin e alcuni di quelli che Carlo cita avessero letto quell'evento, diciamo in un rapporto molto rigido tra classe in sé e classe per sé, avrebbe dedotto che si trattava di una, diciamo, di un qualcosa di reazionario. Fortunatamente, diciamo, la lettura è stata in termini diversi. Poi c'è stata quella che sarebbe stata conosciuta come la prima rivoluzione russa, poi tutto ciò che è avvenuto successivamente. Così come il grande problema di Lenin è sempre stato quello, diciamo così, di individuare una linea di tendenza egemonica, che era quella della classe operaia, assolutamente minoritaria dal punto di vista numerico e quantitativo nella Russia del suo tempo, e di comporre, non in termini di alleanza, di rappresentanza, ma di comporre in termini di trasformazione quella linea egemonica con la massa dei forconi contadini, senza cui la rivoluzione in Russia non si sarebbe mai fatta. Io credo che il problema dell'organizzazione si ponga esattamente in questi termini, cioè sia un problema diciamo così, di lettura e organizzazione della tendenza sempre dentro una sostanza e una materialità di classe e di possibili linee che dentro quella materialità esistono. Il terzo e ultimo punto con cui concludo è la questione, diciamo così, del lavoro e della concentrazione della forza lavoro, che è un tema assolutamente rilevante nel libro di Carlo. Allora, rispetto al lavoro cognitivo, già accennava Germano nella sua introduzione, ho l'impressione che forse qua Carlo, diciamo, per quanto alcune critiche che fa secondo me sono utili, anche in senso, diciamo, per chi invece ha provato a lavorare dentro queste ipotesi, anche in senso autocritico, per cui assolutamente sono da accogliere alcune cautele che pone,
però ho l'impressione che tenda ad appiattire il discorso del lavoro cognitivo su quello che negli anni 90 era l'ipotesi del lavoro immateriale, con tutte le ipotesi progressiste, felciste, insomma, che assolutamente vanno criticate, o poi ripreso all'inizio degli, all'inizio degli anni 2000 da André Gorz. Ecco, quelle cose lì assolutamente vanno criticate, ma diciamo il lavoro cognitivo, per come alcuni l'hanno hanno solo pensato, ma provato insomma ad agire dal punto di vista dell'inchiesta militante, dal punto di vista politico, dal punto di vista delle forme di organizzazione, non è un settore, ma è una ridefinizione delle forme dell'accumulazione dello sfruttamento. E innanzitutto il lavoro cognitivo è una categoria dello sfruttamento, non è una categoria della liberazione. E poi, appunto, dicevo, Carlo pone il problema della concentrazione della forza lavoro, ed evidentemente questo è un problema importante, perché Carlo dice: dove non c'è concentrazione di forza lavoro non è, diciamo, il luogo in cui le lotte si possano dare. Ecco, questa è una cosa rilevante, perché insomma anche ad esempio qua a Torino abbiamo fatto un paio di anni fa un seminario sulle trasformazioni della forma impresa, in cui il problema che cercavamo di porre era un problema non dissimile, in cui il ragionamento era: abbiamo, anche qua usando il noi largo, parlato di un, diciamo così, un divenire produttivo della metropoli, lo sfumarsi dei confini tra produzione e riproduzione, tra vita e lavoro, eccetera eccetera, però diciamo ci resta un problema, cioè il rischio di una indifferenziazione dello spazio metropolitano, di un'indifferenziazione delle forme del lavoro, una perdita di vista appunto di quelle che sono le gerarchie. E allora lì dobbiamo evidentemente ripensare una serie di cose. Ora, negli ultimi anni mi sembra che abbiamo fondamentalmente due tipi di lotte. Alcune lotte, Carlo ne cita alcune, ad esempio dei minatori sudafricani, degli operai cinesi, dei lavoratori della Walmart. Per rimanere qua in Italia, sicuramente è il caso del Notav, i lavoratori della logistica, che appunto partono dalla dimensione di concentrazione. Abbiamo poi invece movimenti che al contrario partono dalla dimensione di decentramento e costruiscono le proprie forme di concentrazione. Penso a tutto il ciclo di occupazione delle piazze, dal Nord Africa alla Grecia, alla Spagna, negli Stati Uniti. Ecco, il problema secondo me è innanzitutto come queste lotte si combinano, come queste due dimensioni si combinano. Però anche qui non è semplice. Ecco, faccio una battuta e poi davvero chiudo. Ecco, nelle lotte dei lavoratori della logistica, in cui si parte da condizioni parzialmente simili a quelle che Carlo descrive, cioè con una concentrazione della forza lavoro, una concentrazione molto peculiare, perché è una concentrazione comunque segnata dalla mobilità dei lavoratori, sono lavoratori per lo più migranti. Ma poi si scontra anche con un dato di comportamento, un dato di soggettività. Adesso che c'è una vertenza in corso a Bologna sulla una lotta sul Granaro contro Granarolo e Lega Coppa, adesso che c'è la possibilità forse di vincere o quantomeno di portare a casa dei risultati, quindi i lavoratori possono entrare a lavorare, il problema maggiore per questi lavoratori è che non vogliono tornare a lavorare. Quanto meglio, insomma, sicuramente stanno molto meglio a fare i picchetti che a ritornare in quegli stabilimenti dove devono fare i facchini e scaricare bancali e bancali di merci. E allora anche da questo punto di vista credo che il problema della concentrazione non possa ancora una volta separarsi dal problema della soggettività dei comportamenti, cioè non è difficile, diciamo, dire dovete stare tutti concentrati perché in qualche modo c'è un dato di coscienza. Ancora una volta dobbiamo partire evidentemente dalla materialità di quello che c'è. Quindi credo che quel problema della sostanza che ponevo all'inizio, un problema che Carlo diciamo formula nei confronti di alcuni discorsi del post-operaismo, da questo punto di vista concordo. La cosa è però che da questo punto di vista non si torna indietro, cioè non si torna a quella sostanza che in qualche modo è stata distrutta,
da un rapporto sociale, cioè tanto dalle insorgenze operaie e proletarie degli anni 60 e 70, quanto dal contrattacco e dalla ristrutturazione capitalistica. Ecco, di fronte a questo problema della sostanza, io credo che fatichiamo tutti, abbiamo più o meno tutti individuato quello che non funziona più, facciamo tutti fatica a individuare quello che può funzionare. Qui credo che invece, ecco, al di là, appunto, ripeto, dei termini, eccetera, eccetera, la cosa importante sia, da partire dai nodi, dai problemi che Carlo pone, lavorare politicamente insieme per formulare delle ipotesi in avanti, con una certezza, io credo, che non saranno le utopie letali a impedire i processi di ricomposizione se questi si danno, così come io credo che non saranno le utopie azzeccate a realizzare i processi di ricomposizione laddove non si danno. Allora, stasera dovrò chiedere di molta pazienza, perché, come dire, sono la terza ricaduta influenzale, quindi tra accessi di tosse, rincoglionimento d'antibiotico e corrispettivi effetti collaterali dello stesso, non sono proprio al massimo della forza. Cioè, io credo che delle cose che ha appena detto Ruggero si evidenzi in realtà che la questione materialità, immaterialità, essenzialismo, come l'ha definito lui, o sostanzialismo nella definizione di classe, oggettività, soggettività, siano al centro, siano uno snodo di questa discussione. Ed è per questo che, anche se una serie di compagni, giustamente, da Fumagalli a lo stesso Ruggero, ma anche altri che ho incontrato in una serie di interventi in questi giorni, mi hanno rimproverato, come dire, di appiattire e allineare l'intera storia e l'intero, come dire, cultura dell'operaismo e del post-operaismo su Negri, per cui uso in modo forse considerato da alcuni abbastanza spregiativo più volte nel libro il termine Negri allievi o Negri e soci. La cosa fondamentale da capire è, secondo me, che l'intero, tutte le articolazioni, poi quelle che io chiamo topi letali, con forzatura polemicamente provocatoria, stanno comunque all'interno di un paradigma che si articola a partire da Quaderni Grossi e dall'inizio degli anni 60. È un paradigma che non è solo un paradigma sociologico, è un paradigma filosofico, e questo è fondamentale, perché Panzieri, quando manda a fanculo Tronti e Negri dicendo siete dei filosofi, fra virgolette, loro gli replicano a muso duro tu sei un sociologo empirico, avevano già definito il campo di confronto, il campo di battaglia. Questo era il punto. Poi dopo giustamente ci si può aggregare dentro, come dire, la scuola, tra virgolette, anche se poi in scuola non c'è stato, perché il povero Panzieri sono andato all'altro mondo nel 64, praticamente subito dopo la scissione fra Quaderni Rossi e classe operaia, ci possiamo infilare a Romano Quarti, Montalto e altri, che sono stati assunti come punto di riferimento di questa fascina. Allora, la questione qui è dirimente su un libro di un bel po' di anni fa, alla fine degli anni 90, che era il lessico post-fordista, uno dei soci, fra virgolette, o degli allievi, non ricordo se era Paolo Dirlo, chi se mi sentisse si incazzerebbe come una bella, sentirsi definire lui socio o allievo di Negri, che si confida un grande filosofo del linguaggio, che ha costruito tutto lo suo discorso autonomo, uscì con questa battuta, non sono sicurissimo che sia lui, posso accusare ingiustamente un innocente: noi siamo ancora marxisti ma non siamo di sinistra. Questo è un passaggio molto sintomatico. Il povero Marx avrebbe potuto uscire dalla tomba come
nel Don Giovanni di Mozart e riportarlo dentro a calci del culo, riportarselo dentro a calci del culo dicendo: guarda, prima di dire che sei marxista, sciacquati la bocca. Perché qui la questione di fondo è che lì era già partito un discorso di conversione in liberalismo di sinistra del discorso operaista. Quello che teneva ancora agganciati Quaderni Rossi, Classe Operaia, per un po', non molto, anche Tronti, che poi se ne va col discorso sull'autonomia del politico e adesso galleggia ancora nel PD, era l'idea, no? Era quest'idea della centralità dell'operaio massa, una figura concreta, non maggioritaria, giustamente come si è detto, ma concreta e leninisticamente identificata, attenzione, come centrale. Ancora nel 74 Negri scrive le 33 lezioni su Lenin. Tronti non ha mai cessato di essere leninista da questo punto di vista, intendendo con leninismo la capacità di cogliere tatticamente il momento centrale della contraddizione antagonistica. Questo viene basato su una base empirica concreta, che è l'operaio massa, su cui si costruisce un castello filosofico di proporzioni colossali, in base alla quale l'intera storia del capitalismo che è stata determinata dai comportamenti autonomi della classe operaria. Una stronzata in termini storici inaudita. Andatevi a rileggere secoli di storia. Il capitalismo ha 5 secoli. È passato per il secolo genovese, il secolo olandese, il secolo inglese, il secolo americano, ma come pensa, io credo giustamente arrivi, stiamo andando in un secolo cinese o comunque in un secolo del BRICS, con i passaggi intermedi che sono stati tutti i momenti di crisi di finanziarizzazione, come quello che stiamo vivendo in questo momento, non a caso, e in nessuno di questi passaggi sono stati i comportamenti delle classi subordinate, o solo in alcuni di questi passaggi sono stati i comportamenti delle classi subordinate. Questo avviene in momenti estremamente specifici in cui si creano una serie di condizioni storiche molto concrete, che sono organizzazione del lavoro, meccanismo di accumulazione capitalistico, competizione internazionale fra diversi settori e fra diversi blocchi regionali del capitale, rapporti di forza stratificati di una complessità enorme, contingenti, che creano una condizione particolare. Quindi questo va letto storicamente, non filosoficamente, metafisicamente, come ha fatto sia Tronti che Negri. Questa è una cazzata a cui non hanno saputo rinunciare, tant'è vero che non rinunciandovi hanno voluto ricostruire tutta la storia successiva alla distruzione fisica dell'operaio massa, al suo annientamento e riduzione a zero dai processi di ristrutturazione tecnologica, dalla crisi capitalistica, dall'attacco, dalla guerra di classe dall'altro, come la chiama Luciano Gallino, che ha letteralmente asfaltato questi strati di classe, delle nuove insorgenti soggettive che erano le nuovi momenti, le nuove avanguardie in grado di rideterminare dal basso l'evoluzione capitalistica. Sono arrivati anni 90 a bersi le stronzate dei guru della New Economy e della rivoluzione digitale americana per sostenere che quattro firme di hacker e di imprenditori delle start-up stavano rivoltando il mondo ed erano l'avanguardia che avrebbe ricostruito dal basso, no? Nuove forme di appropriazione proletaria. Cioè, abbiamo visto che fine hanno fatto. Già con il crollo dei titoli del Nasdaq, quella classe, quei knowledge, quel cognitariato, come piace con termine letterario definirlo il mio amico Franco Bifo Verardi, è stato spazzato letteralmente via. Allora, di quelli non è rimasto nulla. Una piccola minoranza sono stati cooptati nella stanza dei bottoni, sono i 20.000 dipendenti di Google, Facebook, eccetera, che fanno a tutti gli effetti parte della classe dominante, che sviluppano le tecnologie di controllo, che consentono attraverso le tecnologie di rete di dominare il lavoro precario, di dominare
i loro ex colleghi licenziati o ridotti a lavorare nelle cantiere di Valmart insieme ai migranti chicanos, quelli sì che sono sprofondati nel proletariato. Allora, questa per me era la favola dei knowledge workers. Che poi si possa dare una definizione più ampia di lavoratori della conoscenza, alla Rullani per dirla, in un certo senso, o con altre dimensioni, è la scoperta dell'acqua calda. Cioè, Marx aveva definito 200 anni fa che qualsiasi lavoro è un lavoro cognitivo, che il capitale si appropria costantemente dei saperi informali, no? Elaborati autonomamente dalla classe operaia. È il suo modo, è uno dei modi fondamentali di costruzione e appropriazione di quel valore. Ma questo non, e non solo nella manifattura, nella grande industria, ha cominciato con il lavoro a domicilio nel 600-700, in cui ci si, senza ancora concentrare i saperi artigiani, li si metteva in rete per poi smontarli progressivamente, tutto spiegato molto bene in Adam Smith, e appropriarsene dopo averli smontati e trasformarli in macchina. Altra puttanata mostruosa che ho sentito dire, rovesciamento dei rapporti di forza fra lavoro di Dio e lavoro morto. Affermazione fondata su un'ignoranza quasi animale di che cos'è la tecnologia informatica, di come funzionano hardware, software, che sono macchine, anche il software è una macchina astratta, è una macchina che non è neanche immateriale, non è vero, questa è una stronzata. Il virtuale non esiste, il software sta lì dentro il disco rigido, è qualcosa che viene prodotto da processi materiali, ha effetti materiali, è uno strumento di comando e non ha nessun elemento di ambiguità perché incorpora i saperi autonomi, non so, dai catene dell'open source o dei laboratori appunto che hanno costruito in modo cooperativo, libero e spontaneo determinate tecnologie. No, non è neutra quella tecnica, è una tecnica di dominio a priori che incorpora modelli culturali, che incorpora rileggere tutto quello che è stato scritto negli anni 70 sulla non neutralità della scienza, della tecnica, dimenticato, rimosso, tutti improvvisamente entusiasti della rivoluzione digitale. Allora, perché queste stupidaggini, queste idiozie criminali, come dire, sono circolate tranquillamente per anni? Tutto questo è stato costruito sul fatto che, ahimè, non erano effettivamente più di sinistra, ma non erano neanche più marxisti. E infatti i riferimenti teorici di tutti questi discorsi non sono Marx, ma sono da un lato Michel Foucault, dall'altro Deleuze, Guattari, eccetera, eccetera. Cioè, filosofie idealiste. Attenzione, Michel Foucault è un personaggio che io ammiro, straordinario, genio, tutto quello che volete, però è un filosofo convinto che il mondo è costruito dalle idee. La genealogia, no? Il metodo genealogico, pensate solo a termini come l'invenzione della clinica, no? Cioè c'è un approccio costruzionista, no? Sono le idee. Sono le idee e il punto di partenza non sono mai i rapporti di forza fra le classi, ma è il potere, un'entità astratta che appare sospesa nel vuoto e che si autoregge come il barone di Munchausen per il suo codino, perché dietro ci sta il concetto, peraltro dichiarato da poco più volte, di volontà di potenza di Nietzsche. C'è Heidegger e Nietzsche dietro, non c'è Marx dietro questi discorsi. Come c'è Heidegger, Nietzsche e Bergson dietro Deleuze, Guattari, il discorso del capitalismo come macchina desiderante, cioè tutta una serie di elementi che sono stati utilizzati a fondo per poter tenere in piedi un'idea di soggettività che non avesse più nessun aggancio alla materialità dei rapporti di produzione e dei rapporti di classe, no? Alla oggettività, fra virgolette. Allora, io non sono, cioè quando loro, come dire, devono polemizzare con uno pseudo-marxismo che non c'è più, perché poi non, ahimè non hanno più interlocutori, quando polemizzano con la sinistra che cosa? Il PD, cioè,
dov'è il marxismo, fra virgolette, non esiste più come interlocutore, no? Però se ne costruiscono uno ad uso consumo e fanno una caricatura tipo di Amat, no? Struttura sovrastruttura. Se uno si va a rileggere l'ultima opera di Lukács, Ontologia dell'essere sociale, prima di morire, 1989, si accorge che c'è una rilettura di Marx dove non è, giustamente viene messo in rilievo come Marx non è mai esistita questa separazione di livelli astratti fra struttura e sovrastruttura, sono poste insieme, come talmente strettamente intrecciate da non poter essere separate, ma al tempo stesso si assume la necessità di distinguerle proprio per i punti che diceva Ruggero alla fine del suo intervento, perché oggetto e soggetto fanno sì corpo unico, ma hanno anche dinamiche che si articolano e che si differenziano in momenti storici diversi. Il problema è che manca completamente una qualsiasi prospettiva storica a questo tipo di discorso. Poi ci sono alcuni elementi più divertenti, più, come posso definirli, più folcloristici. L'altro giorno avevamo voglia di discutere di tutto questo con Franco Bifo Berardi, che ci ha detto che ormai per capire come vanno veramente le cose bisogna andare a vedere bene i film come Hunger Games, insomma, cioè, che è una cosa simpatica, carina, fa quasi tenerezza, però come dire, non credo che ci porti a capire più di tanto di quello che sta oggi, su. Succedendo. Allora, lettura a priori, lettura posteriore, composizione tecnica, composizione politica. In mille parti di questo libro dico che ciò che conta è la composizione politica, no? Ribadisco in tutti i modi, eccetera, eccetera. Io ho una visione, e la rivendico, essenzialista, fra virgolette, della classe, nel senso che non possiamo prescindere dalla dualità definita in termini astratti nel rapporto di estrazione di plusvalore capitale-lavoro, ma questa di per sé non determina niente, è ovvio, tant'è vero che in Marx non c'è una sociologia della classe, non c'è. Marx pone questa dualità e poi non fa un'analisi sociologica della classe, guarda caso però fa un'analisi storica della composizione di classe negli scritti politici, che sono il 18 Brumaio, gli scritti sulla Comune, gli scritti sulla rivoluzione del 48 in Francia, di cui mi occupo, fra l'altro, in una parte del libro, insieme a Lenin. Mi fa piacere sentire l'intervento di Ruggero, che è più leninista del mio, in qualche modo, non so se volutamente o consapevolmente, però da lì devi passare, perché quando si cita il 5, la genialità di Lenin è capire appunto che c'è qualcosa dietro il Pop e Gapon e preparare il 17 a partire dal 5. Preparare. Perché non c'è un passaggio spontaneo e tranquillo. Cosa c'è, diceva prima, tra una lotta e l'altra? C'è l'organizzazione, se l'hai fatta. Se non l'hai fatta non c'è un cazzo. E quindi riparti ogni volta da zero. Anticipazione. L'anticipazione, non ci sono i vaticini, signori. La storia è una scienza a posteriori. Non è una scienza a priori, è una scienza a posteriori. L'unica cosa che può eventualmente, l'unica scienza, che ha un'arte, infatti non è una scienza, che può produrre una precessione, un'anticipazione, è la politica. Non è qui non è neanche né l'analisi sociologica né l'analisi economica, è la politica che sappia cogliere in ogni articolazione come si compone, com'è la composizione politica di classe, che può essere delle più diverse. Attenzione, noi abbiamo avuto delle rivoluzioni che hanno fatto i contadini, non hanno fatto gli operai. La rivoluzione cinese di Mao ha fatto i contadini armati, costruiti in esercito comunista dal Partito Comunista Cinese. Gli operai non c'erano, neanche esistevano. Gli operai sono stati creati